il regime, un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere della civiltà di consumi, il potere della civiltà delle consumi invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora io posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere della civiltà di consumi che sta distruggendo l'Italia. E questa cosa è venuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggere, sparire, adesso risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno ci accorgiamo che non c'è più niente da fare.